Presidente Enzo Monaco, il festival è partito, cosa si prevede in queste 5 giornate? Il festival è partito bene, è partito con Luisa Corna che ha tagliato la torta con le 31 candeline, il vice sindaco della città ha consegnato le chiavi di diamante al Re Peperoncino e quindi sono partite queste 3 giornate di festa che come al solito saranno ispirate ad arte, cultura e gastronomia in salsa piccante. Tutto gratis, tutto per la strada, con convegni, mostre e soprattutto con show cooking che sono organizzati in collaborazione col GAL Riviera dei Cedri per presentare le specialità tipiche del nostro territorio. Un ritorno importante, cosa significa per voi ritornare a Diamante con il peperoncino in mano? E ho visto che naturalmente Diamante cresce sempre col suo peperoncino, una città che diventa sempre più pulita, sempre più tranquilla a livello di atmosfera, ma soprattutto sempre più piccante con tutta questa gente che riesce ad attrarre ogni anno. Un bel applauso di quelli come sappiamo fare noi, forte, forte! Di più! Oh. Pizzaiolo, qual è la pizza importante che presentate? Presentiamo la pizza a portafoglio, che è la pizza storica del centro di Napoli, quella che si piegava come una volta per mantenerla più calda. È stato un onore partecipare a questa festa, a questo evento. Noi veniamo da Santa Maria del Cedro, siamo il Lido Azzurro. Peperoncino, tanto quanto basta o fa bene? Tanto, il peperoncino non basta mai. E la Calabria non si smentisce mai. Le pizze che fate al peperoncino? Margherita, marinara e facciamo la super piccante con i nostri peperoncini. Quali sono le iniziative che avete portato qui al Peperoncino Festival? Beh, tantissime le iniziative quest'anno qui alla 31esima edizione del Peperoncino Festival di Diamante. Tra le principali attività che facciamo in questo spazio qui negli show cooking è la promozione dei prodotti tipici regionali. Abbiamo il GAL Riviera dei Cedri con tantissimi prodotti della nostra terra, della Riviera, che vanno dal peperoncino al cedro, alla gilò, alla zafarana di Tortora e alla gilò di Belvedere Marittimo e tantissimi altri prodotti, tra cui l'olio extravergine di oliva e abbiamo tantissimi prodotti che vengono fuori anche da altre province. E tantissimi gli chef, questa sera qui con noi iniziano la 31esima edizione, gli chef pitagorici con gli amici di Crotone e di Soverato.